Benvenuti amici di Team Music, il nostro appuntamento Team Music Live Talk alle 18.30 qui sul profilo Instagram per iniziare a chiacchierare con i vostri artisti preferiti. Oggi sarà con noi il cantante, il frontman di una band che è sulla scena da 20 anni, che hanno celebrato egregiamente, è appena uscito un ultimo singolo che si chiama Per fare l'amore. Sto parlando delle Vibrazioni, Francesco Sarcina con noi tra pochissimo qui sul profilo Instagram di Team Music. Non mi fate richieste perché tanto posso accettare solo la sua, perché con lui vogliamo appunto farci raccontare un po', come al solito, il suo lockdown, la sua top 5, la playlist che ha composto, che potete trovare su Team Music insieme a tutte quelle degli artisti che ci sono venuti a trovare in questo salotto virtuale, in questo muro virtuale. Le trovate lì, scelti da, e poi potete appunto voi andare a leggere, ad ascoltare soprattutto le playlist, insomma, di chi più volete. Però vi consiglio davvero di ascoltare e di farvi un giro un po' anche sugli artisti che magari così non avreste immaginato, no? Perché ognuno ha regalato una visione di sé molto molto bella, molto interessante, dei suoi gusti e della sua musica. Stiamo aspettando Francesco Sarcina, che sarà con noi tra pochissimo. Non mi dovete mandare le richieste, che sennò non riesco a vedere la sua poi. E, dicevo appunto, lo stiamo aspettando, e poi ci sarà anche una data per quanto li riguarda, il 12 luglio, alla Cave dell'Auditorium qui a Roma, per poi ripartire nei teatri con quello che era, insomma, il tour che era stato previsto, ovviamente sospeso per via del Covid. Quindi aspettiamo Francesco, vi prego di non mandarmi le richieste perché tanto non posso accettare se non lui. Vi posso anticipare qualcosa della sua playlist? Vabbè, potevate immaginare che tipo di playlist ha messo su Francesco, eccolo. Vediamo se riusciamo a connetterci con lui. Ehi! Ehi Fra! Ciao! Come stai? Ciao amica, bene, tu? Bene! Come allora. Sei bello, tutto incanottato, con la tenda marittima dietro. Ma dove sei? Sono al mare in questo momento con i miei figli, i miei amati ragazzi. Sono a Marina di Massa, così spoileriamo bello. Tanto, tra poco dovrò andare via e quindi insomma sto lavorando per il comune di Massa. Sì. Sì, faccio un po', sai, l'attrazione turistica. Ah sì, infatti ti vedo che sei proprio sul balcone, adesso ti giri, non so, fai un pezzo. Sto giù, sì, saluto, lancio, capito, i petali di rosa. No, beh, scherzo, ottimo, vengo qua da tanto perché mio padre, insomma, qua ci stava fin dalla sua giovinezza. E poi una volta che mio padre, questa è una piccola parentesi triste, però poi dopo parliamo di cose allegre, quando poi una volta mio padre, insomma, si è ammalato, è stato male, l'ultimo suo periodo di vita, l'ho voluto passare qua, e io stando qua con i miei bambini, ovviamente, cioè Tobia che era piccolino, poi Nina ancora non era io ormai. Esatto, e quindi lui è cresciuto qui, siamo, e quindi basta, c'ho gli amici, family, insomma, siamo molto bene. Bene, bene, sono contenta. Però ovviamente non è il posto in cui è passato il lockdown, eri a Milano, no? Eh no, magari avessi passato quello che sai, l'ho passato ucciso in casa, esatto. Sì, sì, nel mio loft, quindi è stato abbastanza... Come è andata? Ma allora, ti dirò, la prima settimana è stata abbastanza dura perché ero solo, senza i miei figli, insomma, è stata una bella peso. La piccolina era oltretutto in Sicilia, era appena andata, e quindi puoi immaginare come... Sai, non si capiva niente, non si è ancora capito nulla, capito, di tutto questo, quindi la cosa... Però quindi figurati all'inizio, quindi sono andato un po' in paranoia, devo dire. Poi in realtà di necessità virtù, io ho detto, ma io un momento così dove posso stare a casa, quando mai lo potrò rivivere, no? E allora ho iniziato a scrivere, a fare un casino di robe pazzesche, che forse non ho mai fatto, cioè non ho mai goduto così una casa come questa volta. Beh, vabbè, un po' il punto di vista di tanti... Diciamo, certo. Quelli che lavorano e quando lavorano stanno sempre in giro, no? Perché poi alla fine esatto. È anche questo il vostro lavoro. Senti, mi fai una cosa che abbiamo chiesto a tutti, mi fai una top 5, quindi 5 cose che hai fatto in rete durante il lockdown. Beh. Hai ascoltato musica?
No, ovviamente, certo, però allora ti dirò una cosa. Allora, sicuramente da buon musico, e questa è una roba che abbiamo fatto un po' tutti noi musicisti, insomma, con i colleghi vari, abbiamo dato molto in rete, nel senso che vabbè, dopo la prima linea, ovviamente, Croce Rossa, medici, infermieri, eccetera, eccetera, cioè che si Certo. occupavano di tutto questo, però gli artisti, io direi, i musicisti soprattutto hanno dato tanto, abbiamo fatto un sacco di dirette, un sacco di live. E abbiamo parecchio interagito proprio col popolo, con la gente, tutti poi nella stessa medesima situazione, no? Uniti in un'unica, insomma, missione che era quella di far passare il tempo nel miglior modo possibile, cercando di darci forza. E quindi questa è una delle cose che sicuramente ho fatto tanto in rete. Però siccome sono altalenante, non sono uno che ama molto, quindi ho dei momenti in cui mi do e i momenti in cui mi rompo le scatole, preferisco, no? Occupare il mio tempo in un altro modo, come leggere e ascoltare musica, suonare soprattutto. Quindi in rete ho fatto questo. In rete ho sicuramente ascoltato della musica Ok. nuova, cose nuove che comunque, perché mentre scrivevo, inevitabilmente poi ho iniziato a collegarmi tanto con amici, colleghi, non solo della band, ma anche altri. Con i quali ho fatto anche diverse collaborazioni, tra cui Rama, tra cui Casalino, con il quale è venuto fuori un pezzo adesso, insomma, tante cose. E però quella bellezza era proprio quella poi di dire: oh, ma senti sta roba, senti questo sound, e quindi insomma si andava a cercare musica. Anche se poi devo ammettere che mi sono rimesso ad ascoltare un sacco di vinili, perché erano lì da un sacco di tempo che ho purtroppo appena fatto un trasloco, quindi io porto tutti i libri, tutti i vinili che stanno lì. Io mi chiedo, ogni volta che faccio un trasloco, perché devo portare tutta questa roba che l'ho già ascoltata e già letta? Perché poi io quando questi momenti di psicosi mi prendono, allora io si mette lì e rivedo nei libri, trovo le storie, nei dischi, me li riascolto e mi Vabbè, faccio i degli aggi. dischi è impossibile lasciarli, secondo me. Ecco, sui libri Certo. anche noi ci siamo trovati in questa condizione, no? Perché poi appunto poi ci sono altre modalità adesso, magari, no? Di lettura, eccetera. Però in effetti poi quando fai questi traslochi, cioè tutti sti libri, uno dice, ma alla fine, ma che me li porto a fa? Invece Esatto, sì. invece sì, perché è uno sbattimento totale, stanno lì più nella polvere, però invece a me accade che a parte mi sono riletto delle cose anche che sai col senno di poi, in effetti molti libri che avevi letto magari 10 anni fa, 15 anni fa acquistano un altro sapore e ti danno altri messaggi, ma la cosa è che magari mentre scrivi proprio le canzoni, nel mio caso, a volte è il momento in cui ti blocchi su una frase piuttosto che iniziare una frase, oppure magari hai bisogno di uno stimolo e mi faccio la carrellata dei titoli di tutti i libri, no? Guardo le copertine e mi rifaccio in automatico finché poi mi accade inevitabilmente che pam, arriva la frase, bellissimo. Ah, che bello. E poi cosa ho fatto in rete? Va bene, dei grandi Skype Ok. dovevo farli un po' per lavoro, un po' per interviste, anche un po' per salutare degli amici. Ho ascoltato tanta musica. Ah, vabbè, mi sono ammazzato di serie. Ovviamente. Di Vai, serie, no, consigliane una. vabbè. Da Ozark, piuttosto Ah. che Dark, poi La Casa di Carta l'ho rivista proprio tutto completamente vis-à-vis. Ah, The Hunters, mi è piaciuto un sacco, Bellissimo, Pacino. Mamma mia, bellissimo. bestiale, il finale veramente mi ha scassato in due. Ma ne ho Stupendo. viste... Sì, ma ne ho visti, guarda, ne ho visti veramente tante, tanti, tanti film, una marea di roba, guarda, veramente tanta roba ho fatto. Allora, abbiamo detto quindi, diciamo, musica, Sì. dirette, videochiamate o chiamate, diciamo, di lavoro e Sì. non, Sì. serie TV, ne manca una. È una nei Ti momenti sei di allenato? solitudine, sì, ma non per forza con internet. Nel senso, in realtà, Ok. no, alle prime fasi no, ho preso un bel 6-7 kg come nulla perché ho mangiato e bevuto come un toro. Mi sto allenando adesso, Ah, sempre giusto, in stai ritardo, cioè recuperando. invece, eh sì, quindi mi sto andando, però non uso internet, nel senso che faccio, so cosa fare, lo faccio. Certo, quindi quello no, ok. Vabbè, diciamo che nei momenti di solitudine, quando ero solo, triste, abbandonato, ho usato internet. Punto, mettere un punto. Con un velo pietoso anche sopra. Metto il velo. Tu lo sai che Mettiamo con il me, velo. ristorante, metto un velo. Senti, però appunto, dicevamo, nel frattempo è uscito anche un singolo qua.
Un singolo che racconta questo lockdown, no? Almeno nel video. Sì. Beh, E guarda, appunto, stavo dicendo, tra le varie, no, vari amici, colleghi, insomma, poi scrivendo io tanto, ma anche dando, ascoltando poi un'idea, insomma, è venuta fuori questa roba con Casalino, Simonetta, molto divertente, abbiamo fatto un po' il giro, continuavamo a passarci questo brano, però diciamo che c'è stata quell'intuizione sicuramente del sound, che voglio dire, inevitabilmente va sempre forza elettro, perché a casa non potevamo, una band con le vibrazioni in un lockdown eravamo morti, nel senso che proprio non certo. potevamo stare assieme per suonare e sudare assieme, spaccarci i timpani. Quindi io, inevitabilmente, insomma, c'è stato l'approccio elettronico che sicuramente mi è sempre piaciuto, l'ho sempre ascoltato, però non l'ho mai, diciamo, vissuto così come in questo momento, perché proprio di necessità, virtù, e quindi ho dovuto per forza farlo. Ed è venuta veramente una bella cosa. Oltretutto, poi la canzone effettivamente parla di questi momenti. Comunque, devo dire, a livello umano mi ha toccato, no? Vedere un sacco di persone che senza conoscersi si ritrovavano fuori dai balconi a cantare un sacco di canzoni, tra cui molte anche mie, Eh delle sì. vibrazioni, no? Molti cantavano quella di Sanremo, dov'è la gioia, dov'è? E quindi sull'idea di questo brano, che era quello proprio di raccontare un po' questo momento, perché ci siamo resi, però mi sono reso conto e con questi miei colleghi, il fatto di ragionare veramente sul fatto che abbiamo sprecato e sprechiamo un sacco di tempo nell'odio, nell'imbruttimento, nel voler giudicare, nel voler sempre colpire gli altri. Vabbè, poi io arrivo anche da tutta la situazione, sono stato anche al centro di queste situazioni, sono stato veramente crocifisso. Che voglio dire? Sai, la cattiveria va bene, cioè, l'incazzatura ce l'hanno tutti, per carità, però secondo me è sempre meglio risolverla in qualche modo in privato. Ecco, questo accanimento per ottenere per forza qualcosa è un segno molto brutto, umano. Però vabbè, comunque devo dire, nonostante ciò si risolve tutto comunque con l'amore. Questo è quello che accade. Comunque sia, alla fine si risolve sempre alla fine con l'amore, non con la cattiveria, non con la violenza. Abbiamo sprecato tanto tempo a perseguire l'odio in generale, devo dire. E quindi questa canzone vuole proprio Forse raccontare perché è anche più questo. facile, mi viene da dire. Brava, forse perché è anche più facile, e forse anche perché, sai cosa, anche complicato, notato, sapersi far amare. Non è mica facile, sai, perché uno dice, amo, l'amore, amore, questa parola che effettivamente ci riempiamo sempre la bocca, e io ho già il terzo singolo estivo di cui comunque ne parlo tanto. Però effettivamente mi sono reso conto che è proprio complicato farsi amare, perché farsi amare vuol dire proprio aprirsi, Un grande concedersi impegno, è un grande impegno secondo me, molto, perché poi dopo che molto. ti sei, diciamo, aperto, ti devi fare anche accettare, no? Per tutto quello che dai, che può essere buono o meno. Sì, esatto, esattamente. Sì, devi proprio accettare anche, cioè dall'altra parte, anche quanto è, no, invasivo a volte questo sentimento, perché di questo si parla, però è veramente, sì, insomma, non facile, ma molto bello per quando lo si capisce. E quindi la canzone parla di questo, insomma, e poi senza più barriere, perché veramente c'è, nel 2020, ancora a fare distinzioni sui gusti sessuali, voglio dire, è veramente preistorica come cosa, no? Senso, anzi, a parte che forse, no, millenni fa probabilmente non c'era questa distinzione, cioè anche lì è una questione di paura, ma forse di ignoranza, non capisco. Sai cos'è? È così lontano da me questa Lo so, è cioè, vero, è non vero. fa proprio parte di me, sia sessualmente ma anche a livello etnico, cioè di etnia e anche religioso. Nel senso, poi finché certo, a un certo punto non viene ovviamente ad invaderti e a colpirti, a farti del male. Vero, a quel punto, Certo. allora a quel punto ovviamente si prende un attimino, si cerca un attimino di razionalizzare, fare un attimino il punto della situazione e risolvere la cosa. Però ripeto, con la violenza, violenza genera violenza, si sa. Ma questo sempre è chiaro, però sai che credo che alla fine ce n'è ancora bisogno anche di
di non darla per scontata questa cosa e quindi di No, renderla certo. visibile. Mi riferisco anche al video, no? Che avete fatto voi per fare Certo. l'amore, dove avete messo ovviamente e giustamente l'amore che è eterosessuale, omosessuale, cioè non c'è alcun tipo Ma di sì, ovvio. distinzione. Però credo che ce ne sia ancora bisogno, sai? No, Purtroppo. ce n'è ancora tanto bisogno perché credimi che dopo tutto il macello che è accaduto io ho avuto paura di uscire di casa, devo dire, perché effettivamente ci hanno insinuato il senso della paura, ecco. E questa cosa è stata proprio a livello psicologico, secondo me, ha creato dei grandi, grandi disagi che, di cui stiamo ancora vivendo, perché alla fine chi poteva veramente evolversi ed elevarsi con questo concetto di apertura, di elevazione, capendo che non c'è più, non c'è bisogno di correre. Non bisogna correre, bisogna fare le cose che ci sono da fare, ma col tempo giusto e la calma, con l'attenzione. L'attenzione puoi averla solo se c'è calma, perché di fretta si sa. Bene, e io devo dire che alla fine molte persone l'hanno trovate così e quindi si è capito, sono tutte molto più lente, rilassate, che danno peso alle parole, ai rapporti umani. Hai all'attenzione per madre natura, voglio dire, qui noi facciamo parte perché è un attimo che, come avete potuto vedere tutti, no, ci cancella. Però ho trovato tantissima altra gente che in realtà è come se avesse fatto l'effetto opposto. Sono usciti più incazzati di prima, Sì. ah, che fanno tutto di così, Sì. È scassano, litigano, macello. Ah, io ho detto, vero, è Dio, ma vero. allora, non ha capito, non ha capito niente, come si dice in inglese. Ah, È cappotto. drammatica questa cosa, in effetti. E ho notato anche io che c'è proprio un. Non so, forse perché è proprio la sindrome di quando ti tengono in gabbia, dopo quando esci, sei in gabbia, sei in un modo, poi quando esci, secondo me viene fuori ancora il peggio, no? Sì, perché hai paura di ritornare in gabbia. In realtà dovremmo pensare di non. Cioè, il lavoro dovrebbe essere, cioè, sociale e comune, cioè, dovrebbe essere una comunione nell'intento di poter, capito, esatto, stare attenti a questa cosa qua, a quello che accade. Quindi bisogna. Vabbè, non lo so, comunque insomma, io penso che tanti che sono a casa, amici, che adesso ci stanno scrivendo, poi vedo un sacco di messaggi qua, non riesco a leggerli tutti, però. Comunque sia, abbiano capito quello di cui stiamo parlando e quindi che sia importante veramente riflettere. Poi è vero che ci ha messo in ginocchio economicamente in questa situazione, oltre che psicologicamente, economicamente, quindi sei costretto veramente adesso a darti da fare. Tanti lavori sono stati bloccati, tanta gente è stata licenziata, insomma è veramente un macello, devo dire. Però è anche vero che la storia insegna che dopo delle crisi incredibili sono state delle enormi rinascite, anche perché crisis dal latino, no, è cambiamento, quindi non è tragedia, voglio dire. Sì, c'è il dolore, però in teoria dovrebbe farci ragionare questo momento di difficoltà cioè, poi credetemi, per me è anche complicato perché mi sono ritrovato comunque con delle società bloccate, con un sacco di gente che lavorava per me che è stata ferma a casa, è un bel macello. Quindi noi tentiamo di andare in giro di nuovo a suonare proprio per poter, Certo. oltretutto, nonostante le difficoltà, adesso sarà un casino andare a suonare con, no, il distanziamento, le Guarda, ho mascherine. visto, Non è. voi tra l'altro il 12 siete qui a Roma, no? Alla cavea. E stiamo a Roma, è certo, bella, se andiamo a Dai. suonare a Roma, ci piace. Esatto. E io credo che siano scelte importanti quelle di suonare quest'estate, sai, alla fine. Ho visto Beh, è un ieri segno. sera Max Gazzelli. E sicuramente è una scelta coraggiosa, perché poi per chi il successo ce l'ha sempre avuto ed è abituato ad avere Certo. folle importanti, avere quella Certo. situazione lì fa effetto, non c'è che dire, fa effetto. Però È un è un segnale, segno. è un segnale molto forte. Segnale molto forte perché di certo non dobbiamo arrenderci, ma non arrendersi, e ricollegandomi al discorso di prima, è di certo non vuol dire fare quel cavolo che si vuole, non dando, cioè, dando per scontato adesso è tutto ok, e quindi fare di nuovo cagare, scusa il francesismo. Però è così, è proprio questo, cioè riprendiamo. Noi non ci fermiamo, continuiamo e suoniamo, ovvio, dobbiamo esserci qua e dare un forte segnale. Un segnale sicuramente al popolo italiano, che comunque nella storia ha sempre dimostrato di essere un popolo comunque che dalle ceneri rinasce, quindi che costruisce, che lotta. Ma un segnale forte soprattutto ai nostri meravigliosi i politici che pensano fondamentalmente che non sono stati in grado di gestire minimamente nulla. E che voglio dire è che tuttora il nulla, una linea piatta, cioè l'encefalo piatto, pensano solo ai cavoli loro,
e basta, però noi siamo veramente in un disagio, ma nonostante questo siamo qua a lottare, a fare ancora musica, certo, e quindi abbiamo bisogno della gente, cioè anche il fatto delle ultime cose sono venute fuori, io sto con la musica, io sono con la musica, io lavoro con la musica, è molto bella questa iniziativa che hanno fatto i musicisti, ma secondo me più che farlo i musicisti dovrebbero fare la gente, perché noi siamo stati noi musicisti, è ovvio che siamo con la musica, il punto è che la gente dovrebbe stare con la musica, perché a parte che è una delle arti più vicine al divino, perché no, è impalpabile, e non è visibile, ma è estremamente percettiva e quindi è magica da questo punto di vista. Ma siamo stati i primi veramente a darci da fare subito, nell'immediato, per sostenere, per alleviare il tempo, per sostenere il tempo, no? Che passava inesorabile con un peso pazzesco. Ecco, questo è Assolutamente, un po'. sono. Quindi quel cartello con io sono l'hashtag, io sono la musica, dovrebbe fare, secondo me, milioni di persone, e poi questo dovrebbe andare poi a un certo punto in Parlamento, perché l'arte, la musica in Italia non è tutelata, ma l'arte in generale, a parte Assolutamente. la musica, l'arte in generale non è Sì. tutelata. Va tutelata. Poi ci facciamo i fighi nel mondo, che è il 70% dell'arte mondiale. E capite, ma abbiamo l'arte mondiale, ma non abbiamo poi chi la sostiene. Esatto, E allora soprattutto. di che cazzo stai a parlare? Giusto, giusto. Scusate, ogni tanto esco con i miei francesismi. Ma sì, ma ci mancherebbe fa. Allora, noi saremo insieme fino alle 19, quindi vorrei farti qualche domanda di quelle che sono arrivate nel box, delle persone che ti hanno scritto, e vorrei anche parlare un po' della playlist che hanno trovato su Team Music, che hai fatto tu, perché guarda, neanche a dirti ci sei no, perché se la fanno fa, questa l'hai fatta te, sono sicura proprio. Sì. Appunto, infatti, perché proprio, è proprio il tuo, ovviamente. Ma ci Certo. arriviamo, ci arriviamo. Va bene. Allora, Carmen, potremo ascoltare tutti i pezzi che hai scritto durante la quarantena in un unico album o singolo per singolo? Bella domanda. Qua, allora, sicuramente quando si scrivono le canzoni sono tante, ma ne ho scritte veramente un sacco, quindi in realtà più che un album sarebbero forse quasi tre album quelli che ho scritto in questo periodo, quindi non credo di uscire con un triplo, però Beh no, non è più tempo, sicuramente diciamo. no, ma poi non è l'epoca, nel senso i dischi purtroppo vengono non vengono valorizzati, no? Oggi purtroppo per come siamo stati educati a fruire la musica, si fa canzone per canzone, no? E quindi poi le playlist ce le si fa, ce le si costruisce. Però un album è sicuramente, c'è chi apprezza l'album, e a parte questo, sicuramente io lo faccio molto per me, perché avere un album per me è sempre un momento, è quando metti un po' un paletto, no? Dici, ok, sono arrivato con una tacchetta che metti nell'asticella del tuo percorso di vita. Quindi sicuramente ci sarà un album che uscirà, eh? Lo preparerò, mi metterò a lavorarci bene, penso da settembre, ottobre mi ci metto, quindi probabilmente per l'anno nuovo ci sarà. Pi asterisco chiede libro, continua la stesura? Cosa, scusa? In Libro, continua la stesura? Ti che senso il libro continua la stesura? No, chiede se stai scrivendo un libro. beh, qualcuno che lo sa allora, forse Ah, qualche non lo amico. so, Vabbè, c'è cioè, Pi asterisco l'ha chiesto, non so se la conosci Pi personalmente. asterisco, no, no, così no, magari c'è un altro nome. Comunque sia, sì, sto anche scrivendo un libro, è vero. Sì, molto, molto divertente. Molto divertente. Sì, perché io parlo poco dei cavoli miei. Io parlo poco dei cavoli miei, perché Ah, poi dei proprio cavoli sono. tuoi, sì, dei cavoli tuoi, sì, no, perché parlo poco in generale, no. No, io parlo tanto, sono Ecco. logorroico. No, parlo poco dei cavoli miei, ma soprattutto, cioè, non sono uno da gossip o gossipini, da salottini del cavolo, perché me ne guardo bene di far Beh. parte di quelle robe là, perché per quanto mi riguarda sarò anche una brutta persona, ma sono un gran papà, e quindi me ne guardo bene proprio per preservare la mia Giusto. prole, perché ho il mio modo di vivere queste faccende in un'altra maniera. Però scrivo un libro, che comunque è una forma d'arte, e allora lì magari c'è da ridere e da divertirsi, però sta Comunque ancora lì. dicono che l'hai detto durante le dirette, fra, quindi non è che l'hanno Ah, scoperto l'ho in detto? Ah, perfetto. No, no, sono rincoglionito, è vero, grazie. È vero, sì, a volte sì. Molto bene, molto Grazie, andiamo bene. È vero, l'ho detto. Allora, com'è stato collaborare con Irama nel progetto Milano? Beh, è stato molto bello. Bello perché appunto era un momento durissimo di lockdown, proprio aggressivo. Città immobile, tutto fermo, l'aria strana, super limpida. Oltretutto poi il lockdown con un cielo, Milano era una cosa, cioè quando riuscivo a buttare la pattumiera, la scusa di buttare la pattumiera era fantastica. Sì. E è stato molto bello perché poi Rama
è un giovane molto talentuoso, a prescindere dal genere che uno fa, perché i gusti sono opinabili e per fortuna oserei anche dire, ma è un giovane molto talentuoso che in privato in realtà gli piace molto una gran cultura musicale, gli piace anche esplorare nuovi generi, quindi abbiamo parlato tanto e lui mi ha fatto sentire questa cosa e mi ha fatto molto piacere che insomma, un ragazzo che ha 20 anni meno di me mi ospitasse, cioè volesse invitarmi per fare una cosa del genere, volesse condividere con me una canzone che mi rispecchia, perché Milano è anche la città dove sono cresciuto, dove le vibrazioni sono nate. E quindi è un po' questa bilancia dove, capito, c'è la visione di un ragazzo di 20 anni e la visione, controvisione di un quarantenne, capito? Molto bello, questa triunion di generazioni è di buon auspicio, no? Per un futuro migliore. Quindi mi è piaciuto molto. Bernadette ti chiede se ci sarà un tour estivo oltre la data del 12 luglio a Roma. Sì, ovvio, noi stiamo facendo il tour estivo, partiamo dal 12 luglio a Roma, però il discorso è che adesso in questo periodo purtroppo non possiamo fare un calendario vero e proprio, faremo un po' step by step, cioè ogni volta che c'è una data la comunicheremo perché la situazione è ancora un po', insomma, altalenante, non si capisce come, capito? Quindi a volte poi hanno paura, i comuni si fermano, poi si trattativa, poi no, poi quindi appena è confermata noi di conseguenza confermeremo. Quindi bisogna stare connessi col mio profilo Instagram e quello delle vibrazioni, sicuramente li comunichiamo. Dove andrai in vacanza quest'anno? Vogliono sapere. Ma, allora, io ho fatto già 3 mesi di vacanza a casa, e non so voi, ma io sono stato 3 mesi a casa, chiuso in casa, bellissimo, quindi direi che per me anche basta vacanza. Ad ogni modo, io, come vi ho detto prima, sono sicuramente qua nel Toscana, in questa parte dove mio papà, insomma, c'è poi, si è morto, ma insomma, si è trasformato in qualcos'altro. E quindi io sono felice di venire qua perché ho anche dei carissimi amici che sono per me famiglia. E quindi poi lo faccio più che altro per i miei bambini, perché comunque in agosto faccio base qua, quindi ci fico mia madre, i figli, e Certo, poi tra però un ti vorrei concerto e ricordare, l'altro. scusa, ma Tobia quanti anni ha adesso? Tre, no, 13. 13, esatto. Lo chiami ancora bambino, almeno il mio si incazza, non so il tuo, quindi No, forse. ma anche il mio si incazza, però Ah. tanto non mi sta vedendo, e se mi sta vedendo mi dispiace, figlio mio, per me tu rimarrai bambino fino a quando anche avrai 70 anni, sempre che rimarrò vivo io, perché io ne avrò 100, non lo so, rimarrò, ad ogni modo per me sarà sempre il bambino, ma perché è così, cioè anch'io per mia madre, vero, è mia vero. madre tuttora, Però cioè noi di ti 20. ricordi quanto ci dava fastidio, no? Che dicevamo che palle, e invece poi alla fine Certo, facciamo lo stesso. è chiaro, ma infatti io ho capito sta roba proprio perché diventando papà mi sono reso conto poi di mia mamma e quindi ovviamente dico, cavolo, quante volte, cioè, no, ho fatto lo stronzetto che odiavo questo suo atteggiamento. In realtà io avendo i figli capisci di più i tuoi genitori. Mia madre tu mi È chiede se mi metto vero. la maglia di lana, ma ti rendi conto? Hai mangiato? A volte mi chiede addirittura se ho fatto anche la cacca, cioè, sai quelle cose come fai i bambini? Hai fatto la cacca? Ma dai, cioè, 43 anni, scusa, con 2 figli. Sempre, E si rimane sempre figli. Va bene, guardiamo un sempre, attimo questa playlist al volo prima di salutarci, dove ci hai messo un po' di robe, vabbè, ovviamente super al mio gusto, quindi dai Tame Impala, gli Aljei, Wolf Alice, e sì. poi un po' di classici, Guns N' Roses, Queen. Come Sì. sei tu? Le playlist te le fai? Come ce l'hai qualche, nel senso, sei uno da playlist Sì. o no? Sì? Allora, dipende. Allora, sì, sono anche da playlist perché mi piace poi svarionare, quindi mandare, no, random cose che io ascolto, eccetera, eccetera. Però poi mi piace anche, insomma, ascoltare cose nuove. È chiaro che però quando vado sui classiconi mi ascolto gli album interi, cioè un Led Zeppelin 2 te lo ascolti tutto, capito? C'è un Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, non puoi, non, cioè, non puoi mettere una playlist, quello è vietato. Però, Giusto. capito, invece le cose nuove, come vedi, insomma, Moderat, piuttosto sono cose anche un po' più elettro, però mi Sì. piacciono perché ovviamente, insomma, mi piacciono i groove, vado su, insomma, ascoltarmeli, ecco. Ma passo comunque da un genere all'altro, non è che io ho un limite. Ultimamente ho ascoltato tanta, tanta, tanta musica classica, ma tanta, cioè io mi sono impazzito per Vivaldi, per esempio, che non avevo mai tanto approfondito, no? Poi Ma abbiamo secondo me la Stefano. musica classica entra nella vita di ognuno proprio in dei momenti
precisi e particolari, cioè in cui si sente come se sentisse Certo. il richiamo, capito? Di essere lì in quel momento e di. Ma perché sai cosa? Che a livello sensoriale è la classica, sai cosa ti dà? Che non ha inganno, quindi è tutto suonato vero. Essendo suonato vero, ha le dinamiche, cioè l'intensità di suono è tutto, è fisico. E quindi tu senti il respiro di queste persone che stanno suonando, di un pianista quando stai dietro. E mi manda fuori di testa perché percepisco questa onda. E poi il fatto che sia stata creata in un momento in cui non c'era l'elettricità, in realtà ti fa capire quanto sia molto più morbida e vera e delicata quando vuole essere leggiadra, ma estremamente molto più violenta e aggressiva del thrash metal. Cioè ci Come sono dei no? punti. Cioè Vivaldi, dunque, sonata in sol minore per violino, se l'ascoltate, è micidiale perché sono tipo i Megadeth. Esatto, Fa Rammstein, grandi. tutta così, fa, è bellissimo. Però è classico, capito? È Mi manda fuori di vero, testa. Bello, bello, bello. Fra, grazie mille. E che abbiamo già finito. Sì, dobbiamo finire alle 7, siamo pure fuori di 2 minuti. Guarda il mento, la scucchia mi è venuta. E Lo va bene, so. bella mia, Ci bella vediamo sei. presto. Spero, amica mia, ti voglio bene. Anche Saluta la tua io. femmine. E ciao, amici. Scusate, sto soltanto la mia amica e faccio un po' gli affari nostri. Ciao a tutti ragazzi, buona vita, mi raccomando, forza, abbiate rispetto dell'ambiente e di voi stessi. Ciao. Ciao Fra, grazie. Ma, ciao. E allora ringraziamo ancora Francesco Sarcina che è stato con noi per fare l'amore il suo singolo e la sua playlist. La trovate su Team Music. Io vi do appuntamento a martedì con Il Pagante. Ciao.